Attenzione all'Atalanta perché è una squadra di grande qualità. Con questo messaggio Fonseca, allenatore della Roma, mette in guardia i suoi. Buongiorno. Una partita molto difficile. Atalanta è una grandissima squadra, una squadra molto aggressiva, ma che è molto aggressiva in momento difensivo. ma... Con grande qualità attaccante, è una squadra che, che attacca di una forma particolare, ma è una squadra fortissima, con grande giocatore e con, con grande allenatore. Eh, sicuro che è un, un, una delle partite più difficili che, 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 che abbiamo. Davide Nicola, allenatore del Genoa alla vigilia della gara contro il Bologna, spiega cosa servirà alla sua squadra per battere i giocatori di Mihailovic. I risultati utili consecutivi fanno piacere, ma sono troppo pochi. La nostra condizione eh, ci impone eh, di accelerare ulteriormente. Tra l'altro, poi le miglia terra di motori, quindi che Genoa mi aspetto. Vorrei vedere un turbo Genoa, ecco, la possibilità di. Di poter migliorare ancora, sapendo che abbiamo agito su delle priorità, abbiamo sicuramente acquisito magari delle consapevolezze, la certezza che se ragioniamo, pensiamo e giochiamo da squadra, possiamo essere molto più competitivi. Le polemiche intorno a Milan-Juventus non si placano e la D del Monza Adriano Gagliani dice la sua. A proposito della squadra di calcio, lei come avrebbe reagito se ieri avessero dato al Monza quel rigore contro? Abbiamo, stiamo parlando di sociale, stiamo parlando di cose nobili, quindi quello che ho fatto ieri sera detto non era un altro un film già. Cosa lascio perdere? Il mio cuore continua a essere oltre che del Monza, anche del Milan, perché non posso dimenticarlo. E parliamo di sociale e non, e non di una partita di calcio. Dai. capisco che che Le ha ricordato vostro, un po' il, il vostro interesse. No, beh, adesso non esageriamo, <ride> un rigore dato o non dato, una cosa che ci può stare in gol di montari è qualche cosa al di là del bene e del male. Lautaro Martinez potrebbe essere il nome caldo del mercato estivo. Sull'attaccante dell'Inter ci sarebbe non soltanto il Barcellona, deciso a trovare il sostituto di Suarez, ma anche il Real Madrid. Il club Blaugrana è disposto a pagare la clausola recissoria imposta dal club nerazzurro ed è pronto a riempire la casella da extracomunitario in rosa. Mentre il Barcellona, nel frattempo, cerca un attaccante subito da qui alla fine della stagione, il canale TNC in Argentina assicura che anche il Real Madrid sarebbe interessato. Al numero 10 nerazzurro, e che lo stesso presidente Florentino Perez starebbe pensando di pagare la clausola da 111 milioni. Un investimento molto importante in funzione dell'eventuale partenza di Benzema.